Nello Yemen i ribelli Houthi hanno accettato una tregua di 5 giorni per facilitare l'arrivo di aiuti umanitari alle popolazioni vittime del conflitto. Le condizioni di vita stanno rapidamente degenerando. Ad Aden, nel sud del paese, manca tutto. Mohamed Amin è un residente della città. Non abbiamo l'acqua, non abbiamo l'elettricità, le condutture di scarico sono distrutte, i nostri figli hanno il ventre gonfio, non abbiamo medicine, non abbiamo nulla, dice. I bombardamenti della coalizione a guida saudita cominciati a marzo sono andati avanti fino a ieri, trasformando in rovine la residenza dell'ex presidente yemenita Ali Abdullah Saleh. Secondo l'aviazione del Marocco, che partecipa alle operazioni contro la ribellione Houthi appoggiata dall'Iran, ieri un F-16 è scomparso dai radar.